in difficoltà e la Salernitana è stata più brava di noi. Noi siamo stati troppo bassi, non riuscivamo ad aggredirli e sappiamo anche noi che non possiamo permettercelo perché non sempre poi magari queste partite riesci a pareggiarle. Stai vivendo sicuramente un momento molto positivo, lo senti anche tu, lo stai vivendo tu personalmente. No, è ovvio che sono contento e far bene mi rendo conto anch'io che sto facendo bene e sono contento, però sono tranquillo e vado in campo tranquillo e cerco sempre di dare il massimo, poi quello che esce dal campo uscirà. Dove hai migliorato meglio? Credo un po' nella tranquillità di certe situazioni, anche, vabbè, come avevo già detto, nella posizione e tutto. Adesso devo migliorare coi piedi perché il mister vuole tante volte che usciamo da dietro e anche il primo tempo sabato abbiamo sbagliato tanto là dietro anche con i piedi e poi le altre squadre prendono fiducia e andiamo in difficoltà noi. Sì, Miglioramento quello che parte anche dalla testa. sicuramente. È ovvio perché all'inizio magari ti vedi l'avversario lì, poi magari rivedo la partita a casa e dico era distante perché non l'ho giocata. Dal campo vedi delle situazioni, poi le rivedi e vedi dove puoi migliorare. Hai tutto anche un ruolo tuo molto particolare, cioè sei sempre sotto i riflettori, il minimo sbaglio effettivamente salta gli occhi. Eh sì, il portiere ha un ruolo così. Se sbaglia l'attaccante non si accorge nessuno, se sbaglia il portiere è quasi sempre un gol preso. Speriamo di non sbagliare. Tra i pali hai dimostrato di essere fortissimo, reattività ce l'hai, ma anche prima, indipendentemente da quando le cose andavano magari non benissimo come adesso, qualche volta, però l'attività l'hai sempre avuta. In uscita sei migliorato, sei migliorato nella posizione, devi migliorare in una cosa. Piedi. Qualche rilancio ancora storto, però per un portiere diciamo che la cosa migliore. No, cioè se venite a vedere l'allenamento poche volte sbaglio coi piedi, sinceramente, solo che poi in partita ci sono certe situazioni, ti fai prendere, magari c'è l'avversario così e non vuoi rischiare e magari sbagli. Però è una cosa che parte, diciamo, dalla testa di giocare tranquilli. Ti dico una cosa in più, oltretutto, il Brescia è una squadra che non è che subisca tantissimi tiri in porta, quindi quando un portiere subisce tre tiri in porta, ma poi a fine di intermezzo ci sono, forse è ancora più difficile di un portiere che è impegnato per 90 minuti, concentrato per 90 minuti, magari con delle azioni campeggianti. In questo caso Salernitana ha avuto sì, parlando di una partita, una maggiore pressione, però alla fine sono arrivati tre tiri, due, cioè uno era imprendibile, due tiri che hanno finito sulla partita in sé. Sì, è la bravura di un portiere. Ci sono portieri, ad esempio prendiamo Buffon, che gli tirano una volta magari in porta e si deve far trovare pronto. Ed è la cosa più difficile con un portiere magari che viene sempre chiamato in causa. Ma è un rapporto molto bello come tutto il suo staff. Ci aiuta tanto, lui ha fatto un calciatore a grandi livelli, quindi questo ci può essere d'aiuto per noi, anche lui capisce certe situazioni e quindi ci aiuta. Facile quindi per voi in questo senso. Sì, è più facile perché l'ha vissuto anche lui queste situazioni e quindi le capisce. Secondo te è vero quello che lui ha detto, cioè che la squadra con la Salernitana ha subito una pressione, cioè la pressione del dover vincere, cioè il fatto di abbiamo fatto un sacco di punti fino adesso con le squadroni, anche fuori con il Verona e tutto, poi adesso si arriva alla Salernitana, bisogna vincere. È un bisogno che non è proprio Sì, un non è. dovere, un obbligo, però è una pressione che secondo lui è stata, lui ha dato questa giustificazione sul fatto della non buona prestazione della squadra, pensi così anche tu? No, perché alla fine la Salernitana secondo me è un'ottima squadra ed è partita per arrivare ai playoff e per andare su. E noi magari anche dopo Verona così abbiamo pareggiato tante partite e quindi dentro di noi volevamo vincere per continuare questo percorso che stiamo facendo benissimo. Se vincevamo diciamo andavamo ai piani alti, adesso abbiamo pareggiato e siamo ancora lì. Però stiamo facendo bene, però stiamo pareggiando anche tante, quindi se viene anche qualche vittoria è meglio. Difesa 3, difesa 4, qualcosa che cambia. Ma no, per noi non cambia. Cioè, non cambia nulla, a parte, cioè, abbiamo sbagliato l'atteggiamento il primo tempo, non c'entrava il No, ma te modulo. personalmente da dietro, Ma no, personalmente sia a 3 o a 4 non cambia nulla. è vero che ha fatto tanti pareggi, però è anche vero che con la partita di venerdì a Spezia abbiamo incontrato 6 delle prime 8, ne abbiamo ancora incontrate le ultime 6. Sarà una spiegazione, insomma, anche a questi pareggi, non sono dei Sì. pareggi. No, sono sicuramente ottime squadre.
Però, come abbiamo già visto l'anno scorso, noi siamo capaci magari di fare la partitona contro la squadra prima in classifica e poi andiamo a affrontare le ultime ed è lì che molliamo e perdiamo. Quindi il difficile arriverà quando affronteremo quelle squadre lì basso in classifica. No, sinceramente non so nulla, non so se sia vero o roba, spero di far bene come ho fatto l'anno scorso là e perché no, di vincere stavolta. Dopo quella partita l'anno scorso avevi fatto veramente tante parate, ieri soprattutto ne avevi prese in tutti i modi. Mi interessa da Spezia ed è arrivato, almeno come era arrivata questa notizia, comunque che si vivono già dopo quella partita, li avevi impressionati, quindi qualcosa di importante c'era. Adesso io credo per fargli vedere che non insistendo si sono sbagliati. No, cioè sono contento di essere rimasto qua e tutto, poi queste robe io non le so, non mi ha mai detto nulla e sono contento di essere qua. Anche perché credo che possa dire qualcosa di meglio dello Spezia, soprattutto rispetto alla notizia dell'altro, francamente, perché lo Spezia ha parlato in Milano, cioè, qualcosina in più, parecchio in più. Ma no, io penso ora far bene col Brescia, poi quello che verrà, verrà. Però adesso sono a Brescia e per quest'anno penserò solo a Brescia. Esagerato sicuramente, metà tutti del Brescia sono pronti. Se No. è partita o partita che però sei. Se becchi il gol, siamo un genere, per esempio, ora fai il 2-0, partita chiusa, e apri anche. Sì, diciamo che io sono contento di dare una mano alla squadra e vabbè, mi rendo conto anch'io che alcune volte sono decisivo. Sono contento e spero di continuare così, però è il merito di tutti perché non molliamo mai e mettiamo in campo, cioè fino al 90esimo ce la mettiamo tutta. Vedi anche Perugia che all'ultimo secondo eravamo tutti in area, l'abbiamo pareggiata. C'è un grande spirito, diciamo. Pure chi ti sa che era però posto, che insomma ogni tanto l'anno scorso ti beccavano spesso e volentieri al primo No, raddoppio. quello è meglio di no perché quando ti senti un po' arrivato è lì che crolli e sbagli. Però magari mettere da parte tutto il filmato delle parate, non devi andare sull'ingaggio, ma No. magari servono. No, penso sia che la società comunque è sicuramente contenta di te. Questo quando sai, quando un giocatore sa che la società amministra, la squadra stessa si sente così sicura e loro sono contenti, credo che soprattutto per un portiere sia una cosa importante, dà una fiducia e una calma che un portiere è assolutamente necessaria. Sì, sicuramente la tranquillità in un portiere fa tutto. Magari l'anno scorso alcune partite arrivavamo, cioè soprattutto il girone di ritorno che dovevamo vincere perché continuavamo a perdere fuori casa, non vincevamo mai e ti sentivi quasi sempre sotto pressione. Invece quest'anno è un po' diverso. Sei giovane, sei ragazzo comunque giovane, in una rosa giovane, però ti chiedo, visto anche la tua esperienza e qualche campionato che hai giocato titolare, ti senti un buon leader di questa squadra? O uno dei tanti leader di questa squadra? E un pochino sì, perché è già il terzo campionato che gioco, quindi un po' più di esperienza c'è, quindi mi sento anche più sicuro. E cerco di aiutare tutti i compagni, anche se i leader sono Andrea, Giampiero e Arcari. Vediamo sempre, dico, vengono sempre criticati i portieri, però se vi, dico, l'anno scorso criticavano te, adesso non si permette, per fortuna, visto come lo stai facendo, però io vedo se i tuoi colleghi, se mi mangi fortuna, tante volte anche portieri molto titolati, te, la cappella è abbastanza importante, si vedono, sei più quasi in TV e vedi queste cose che succedono. In questo momento, secondo te, i portieri migliori in Italia quali sono? E anche i giovani come te, quali sono i portieri che secondo te hanno comunque tu ritieni di essere, che ci siano degli ottimi portieri? Vabbè, adesso quello che impressiona è Donnarumma, credo, che a 99 sta facendo benissimo e credo che il futuro in nazionale sia suo. Poi altri portieri giovani sta facendo benissimo Alessio Cragno, che era qua, ed è in Under 21 e sta facendo molto bene a Benevento. Gli altri, vabbè, Perin appena rientrato e Sportiello non gioca più, purtroppo. Quello che ti piace più, invece, ti piace più proprio come tecnica, com'è? Un po' Cragno, perché siamo cresciuti insieme, quindi più o meno para come me, stesso pensiero, dai. Però anche Donnarumma è un fenomeno.